Ciao e bentornati in Yamaha. Oggi impareremo a suonare un altro brano per pianoforte. Spero che abbiate voglia di provarci con me. Oltre ad imparare a suonarlo, esploreremo un elemento di insegnamento unico del sistema didattico Yamaha. Oltre ad insegnare a suonare partiture scritte, stimoliamo i nostri allievi a creare la propria musica attraverso la variazione, l'improvvisazione, fino alla composizione. Oggi lo sperimenteremo in circa 10 minuti insieme a te. Per prima cosa farò per te un'esecuzione modello di questo brano. Così potrai farti un'idea dell'immagine, del tempo e del carattere di questo breve brano di repertorio. Si intitola Jumping Jack. Cominciamo. Lo abbiamo ascoltato e inizieremo immediatamente a suonarlo. Attendi il mio segnale e poi semplicemente copiami. Siediti bene di fronte al pianoforte, tenendo presente che la distanza dal pianoforte è influenzata dalla posizione delle braccia. Fai in modo di non essere bloccato e che ci sia abbastanza spazio tra te e il pianoforte per poter muovere le braccia liberamente. Inoltre, assicurati che l'avambraccio sia in linea con i tasti del pianoforte. Suonerò la prima parte della melodia dopo aver messo il terzo dito della mia mano destra sul Si centrale o sul B centrale. Farò un piccolo respiro e poi comincerò a suonare. Ripeti esattamente ciò che suono io. Dopo il mio segnale. Fai molta attenzione al salto e al cambio di posizione del mio terzo dito durante l'esecuzione del motivo. Cominciamo. Andiamo, forza. Molto bene. Fai attenzione perché ora suoneremo l'intero brano. Tu suonerai l'inizio della melodia dopo il mio segnale di attacco e io suonerò tutto il resto. Cominciamo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Una volta imparato questo, affrontiamo il proseguimento e il finale della melodia. Prova ad attaccare con l'inizio della melodia che già conosci. Al momento giusto, da solo, io ti darò l'attacco per le parti nuove, che ovviamente suonerò prima di te. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mentre suoni, senti il tuo braccio respirare fisicamente la melodia. Fai in modo che il tuo braccio segua ed accompagni liberamente il movimento delle tue dita. Quindi, poco prima di suonarlo tutto, dall'inizio alla fine, io suonerò la prima parte della melodia, il motivo, e tu proseguirai e concluderai la melodia della mano destra. Per questo ti darò l'attacco al momento giusto. Coraggio, andiamo. Forza.
Prima di imparare l'accompagnamento della mano sinistra, suoneremo tutta la melodia dall'inizio alla fine. Tu suonerai la melodia per intero e io suonerò l'accompagnamento. Suonerò un'introduzione, così tu potrai intuire quando cominciare. Per completare il tutto, ti suonerò l'accompagnamento della mano sinistra. Metti il pollice della mano sinistra sul tasto Sol o G. Suonerò io per primo e tu comincerai dopo il mio segnale. Mentre tu suonerai l'accompagnamento, io suonerò la melodia della mano destra, così ti orienterai meglio. È il momento di provare a mani unite. Semplicemente copiami usando entrambe le mani. Puoi fare riferimento all'inquadratura stretta sulle mie mani. Cominciamo. Forza. Come accennavo all'inizio, oltre ad imparare a suonare, toccheremo con mano un elemento peculiare del nostro Yamaha Music Education System. Accanto alla riproduzione di musica scritta da altri, stimoliamo i nostri allievi, poco alla volta, a creare la propria musica. Un modo fantastico per sviluppare la fantasia, per creare la propria musica, attraverso la variazione, l'improvvisazione, fino alla composizione. Provate a cercare su internet Yamaha Junior Original Concert. Troverete un sacco di brani composti dagli allievi delle scuole di musica Yamaha di tutto il mondo. Questi ragazzi hanno imparato con un approccio simile a quello che sperimenteremo oggi insieme io e te. Quindi iniziamo, coraggio, forza! Scopriamolo assieme adesso. Tu suonerai l'inizio della melodia. Decidi tu se con la sola mano destra o a mani unite. Io suonerò la parte successiva e il finale variandoli. È il momento di iniziare. Lo stesso lavoro per l'inizio della melodia. Comincerò io variando il motivo e tu suonerai la risposta e infine il finale. Andiamo.
Ora scambiamoci i ruoli. Tocca a te variare l'inizio della melodia. Ti darò l'attacco per cominciare. Io suonerò la risposta e il finale. Uno, due, un, due, tre, quattro. Per concludere, ti mostrerò un approccio simile anche per l'accompagnamento. Dopo il mio segnale di attacco, tu suonerai la mano destra nella sua forma originale e io cambierò il carattere dell'accompagnamento della mano sinistra. Cominciamo! Prima di salutarci, lascia che ti accenni ad alcune funzioni Silent che supporteranno la tua pratica musicale. Uno, come prima cosa suonerò la melodia in modalità acustica. Ora attivo la funzione Silent. Come puoi notare, non senti assolutamente nulla. Ovviamente il suono sta uscendo dalle cuffie. Questo mi permette di suonare senza disturbare nessuno e senza essere distratto da nessun rumore attorno a me. Così nulla interferisce con la nostra creatività. Con un silent piano puoi semplicemente registrare la melodia e suonarci sopra l'accompagnamento, come se fossi tu stesso, il tuo insegnante. Io ho registrato la melodia esattamente come potresti fare anche tu. Per arricchire di colori Jumping Jack e dare impulso alla tua creatività, puoi scegliere tra 20 diversi suoni in modalità silent. Lascia che ti mostri come suonerebbe questo brano selezionando, per esempio, strings per l'accompagnamento della mano sinistra. Si comincia. La creatività degli esseri umani non ha limiti. La nostra immaginazione non ha limiti. Qui, insieme, abbiamo la possibilità di sperimentarlo, continuando online con uno dei nostri insegnanti, con una delle offerte interattive on demand di una delle nostre scuole di musica Yamaha. Per ora ciao e spero di rivederti. Non dimenticare di guardare il Junior Original Concert per scoprire ed esplorare come la creatività e la fantasia che è in ognuno di noi possano essere sviluppate. Spero di rivederti presto.